Ciao a tutti ragazzi, sono qua a Monte Alpet per la terza tappa del Gravitalia. Purtroppo non corro per colpa del mio infortunio, però sono qua a fare un giro. Purtroppo il tempo non è granché, ma farò la pista a piedi e vi farò vedere qualche linea, dai. Allora, laggiù c'è la partenza, il primo pezzo abbastanza pianeggiante, dove bisognerà spingere abbastanza sui pedali e si va nel nulla. La prima parte è già abbastanza importante, è importante acquisire parecchia velocità perché qua c'è un tratto di salita e laggiù c'è lo scollinamento, quindi più velocità si fa già nella prima parte, più si guadagna in questo tratto di salita. Eccoci al primo salto della pista, una passerella in legno abbastanza semplice e abbiamo anche il primo Marshall. Cosa dice? Fa Freddo, fresco? freddino. Fa freddino, eh? Parecchio. Buona giornata. Saluto. Dopo il primo salto si passa questo tratto con una grossa compressione che si cercherà di stare più a sinistra possibile per allargare la destra che c'era dopo, che sembra abbastanza stretta. La destra in realtà non è troppo stretta, però è lunga in due punti, diciamo a due corde. E poi c'è questo pezzettino in piano che ti mette su una roccia laggiù che andiamo a vedere adesso. Tratto che sembra molto viscido, dopo la pietra c'è una canala abbastanza stretta dove si mettono le ruote e poi c'è questa sinistra molto molto chiusa. Qua ci sono delle linee, alcune hanno provato a fare interna, però penso che dopo si arrivi molto chiusi nel tratto successivo. Numero 1! Dopo una piccola chicane si entra in questo tratto qua con tantissime linee, proprio quella più veloce sia qua esterna. Yo. Questo tratto dritto può sembrare facile, però la terra è veramente scivolosa. Qui nella sinistra non c'è un grosso appoggio e si è già vista una caduta laggiù di un ragazzo che gli è scappato via dietro. Vai, Game! Vai, Toby! Si è girato a guardare indietro la linea, come un vero rider. Piccolo anticipo per questa destra. Fare velocità qua non è facile perché si arriva da un pezzettino di piano, però si deve cercare di allargarsi il più possibile. Panino! Ah, sei tu! Ah, ok. Prima doppia linea, abbastanza importante qua. Ce n'è una interna stretta su quel cespuglio e poi c'è questa contropendenza qua e una destra che ti mette poi in un pezzo abbastanza veloce. Altrimenti c'è la linea più larga che passa qua vicino al materasso giallo. Viene sempre qua in contropendenza, ma si sta forse più bassi sulla sponda che c'è lì. Secondo me, non ho visto un paio girare adesso. La più veloce è fare la curva interna, si fa meno strada. E poi qua sarei un po' indeciso se tenere la linea abbastanza alta per cercare di anticipare la curva destra, oppure farmi lasciare andare giù, a sfondare e cambiare in fretta linea.
secondo me la linea più veloce è farla interna la curva e stare abbastanza alti come fa questo ragazzo. Quindi niente sponda, ma interna, andare a sbattere qua e poi cercare di fare la curva destra più lineare possibile. Tratto in contropendenza abbastanza lungo, la linea è abbastanza centrale, bisogna stare attenti che sembra molto molto scivoloso. Dopo quella contropendenza là in realtà c'è un'altra, forse ancora più difficile, e alcuni vanno a sbattere su quel tronco lì, però forse la linea più veloce è da qua, stare alti, alto, esatto, una cosa del genere. Alia Marcellini on fire. Carlo Caire! Lo prendo! Qua c'è questa curva che è abbastanza brutta, molto in piano, non c'è nessuna sponda e dopo c'è un pezzo abbastanza lungo in piano, quindi se si esce fermi da qua si perde tantissimo tempo prima della seconda entrata nel bosco. Ecco. Immaginavo ci fosse questa linea un po' più alta che ti aiuta ad allargare di più questa curva qua, così. Credo non ci siano altri modi di fare questa curva a parte questo, vero Calloni? Come vedete qua ci sono due entrate, una sopra il sasso e una sotto. Secondo me sotto è meglio perché permette di essere più sicuro nell'affrontare il tratto dopo, un single trail dopo, e invece prendendo il sasso magari ti scomponi subito e perdi un po' la direzione. Vi siete appena persi un jolly della vita di Lorenzo Migliorini, cioè, lui è normale che tiri dei jolly, ma questo è veramente top. Tratto qua molto veloce, nel bosco, dritto, primo scalino lì, secondi scalini qua. È entrato qua fortissimo, gli è scappata la ruota dietro fuori dal primo pezzo di pietra, è entrato di traverso in quelle altre pietre lì puntando con la ruota dietro il materasso, con la ruota davanti l'albero, e si è salvato non so come. Entrati! Seagans! Quello lì è un tratto abbastanza scivoloso, però non penso ci siano tante alternative che passare centrali, scendere subito dopo il primo gradino e stare nel sentierino che ti porta qua a allargare questa curva a destra. Ciao! Ehi! Sto diventando una pista da motocross. I rischi più grandi per fermarsi. Ci sono delle canale. Cosa sono le canale? Che ci pianto piede in mezzo. Motocross. Piede fuori così. Hey Andre. Wow. Avete visto quanto si scivola? Bisogna cercare di essere più tranquilli possibile. Non esagerare. Qua è un inferno. Là ci sono altre due linee, però penso che l'esterna sia la migliore. Cercherò di venire qua a metà per poi fare questa curva più rotonda possibile e uscire forte in un pezzo che forse si ci può riposare. Piccola I per giù, e qua
si rientra in un altro bosco, linea alta ovviamente. E questo boschetto sembra molto carino e ci sono un po' di sponde, qualche piccolo dente per qualche saltino. Questo saltino qua per allargare la curva. Il problema è che si va a finire in quel grosso canale lì. Allora secondo me si potrebbe provare ad alzarsi bene, tagliarla qua un po' più interna e girare qua prima del buco. Poi la sponda c'è e si prosegue. Dopo quella fantastica sponda che c'è lì dietro, qui abbiamo due linee abbastanza diverse, una alta, abbastanza nuova, fresca, tutta in contropendenza, con delle scaline laggiù in fondo, e invece il trail normale qua all'esterno. Secondo me la linea migliore è quella di fare il sentiero in basso, perché nella parte alta alla fine non c'è nessun modo, a quanto pare, di restare su e quindi di anticipare la curva che c'è dopo. Invece stando bassi non si rallenta nella prima parte e si arriva comunque uguale alla linea di sopra nella curva successiva, quindi non c'è bisogno di stare alti secondo me. Poi andrebbe provata forse. In realtà adesso ho visto una delle linee più paurose che abbia mai visto forse. Un ragazzo è saltato da quella pietra fin qua dietro, quindi perdendosi tutta questa parte di contropendenza scivolosa, saltando, atterrando direttamente sul sentiero, ha tagliato la curva dopo. Il problema è che è rimbalzato qua sul piano, rimbalzato nella curva dopo e stava rimbalzando fuori dal percorso laggiù dopo. Un po' rischiosa, però impressive. Laggiù c'è un salto abbastanza grosso, non enorme, però non si ci arriva tanto forte. L'atterraggio è parecchio mollo e il mio amico Marshall mi ha detto che atterrano molto a sinistra e quindi c'è pericolo di finire di sotto. Scusate, non so più parlare. Comunque, fatto salto che penso che i più forti lo facciano. Si va in questo rallentamento qua della traccia principale, si esce poi abbastanza veloci con un'altra compressione che sembra molto figa da qua e si va poi sulla strada larga. Tratto molto veloce, anche entrato in questo piccolo boschetto, molto figa. Questo boschettino è molto corto, però super veloce, qualche saltino in mezzo agli alberi, molto molto veloce, deve essere divertentissimo secondo me. Poi qua si esce all'aperto con un altro salto, ma deve esserci una curva subito dopo a destra. Lo step up che dicevo è fighissimo, si salta e si deve cercare di atterrare sopra il prato, non qua sotto. Passando lì sopra si riesce ad avere un angolo molto ampio per questa lunga destra e poi c'è un bel doppio e una parte che sembra molto molto figa, stile sembrerebbe motocross. Salto, sinistra, altro doppio, gobba e un altro doppio laggiù. Purtroppo in questi giorni mi sembra di vedere un terreno molto paccioccoso. Vikings! Dicevo, un terreno molto paccioccoso e che non permette di far scorrere la bici molto e quindi i salti sembrano un po' lunghi da fare. Peccato, perché col terreno giusto sarebbero una figata e divertentissimi sicuramente. Dopo i salti che sono lassù si entra in quel piccolo bosco che ha veramente quattro curve, si esce con una serie di doppiettini fighi e si arriva qua sul prato, il prato abbastanza in piano, quindi è importante uscire forte dal bosco prima. Qualche compressione, curva a destra e poi salto finale. Il
tracciato sembra molto molto figo. Guardate, ho una voglia di girare che è allucinante. E le condizioni sono un po' strane, perché in alcuni punti è molto scivoloso e in altri invece è un po' pongo e quindi non fa scorrere tanto la bici. Forse se fosse stato completamente asciutto sarebbe stato una pista veramente figa. Comunque, pista promossa, e vedremo un po' chi vincerà. Ciao ciao!